Ciao a tutti, è tutto pronto per l'attacco sulla Siria. Francia, Inghilterra e Stati Uniti l'hanno detto molto chiaramente, specialmente la Francia ha detto che loro sono prontissimi a colpire non appena ci sarà notizia di un attacco con armi chimiche in Siria, perché evidentemente sanno già che sarà Assad a compierlo, chissà per quali motivi, ma questo è soprattutto un segnale ai ribelli, un segnale molto forte che vuol dire: se avete bisogno del nostro sostegno basta che inceniate un altro attacco con armi chimiche e noi attaccheremo subito. Mi pare fossero gli Stati Uniti che hanno detto che loro hanno già individuato quali sono le postazioni dell'esercito siriano da colpire, da cui partiranno gli attacchi chimici. E una cosa che forse non avete sentito sui telegiornali è che il rappresentante della Russia alle Nazioni Unite ha posto questa bella domanda: ma se voi avete già deciso quali sono i posti da colpire, perché non li comunicate a tutti? Così noi mandiamo gli ispettori, non i nostri russi, ma gli ispettori dell'ONU, dell'osservatorio sulle armi chimiche, a controllare questi posti prima che succeda un eventuale attacco, capite? Così si eviterebbero magari una perdita di vite umane, l'attacco verrebbe sventato e poi si potrebbe dimostrare se queste armi chimiche ci sono o no. Chiaramente Assad, poi, se crediamo al fatto che lui voglia usare le armi chimiche, una volta che viene avvertito che gli Stati Uniti sanno da dove l'attacco partirà, le sposterà. Vabbè, ma intanto si evita che l'attacco venga fatto. Ma di questo, a questo sembra che non interessi nessuno, sono tutti prontissimi a colpire e c'è questo ammassamento di forze sia della Russia da una parte e degli Stati Uniti dall'altra, per far capire che nessuno dei due vuole cedere. Vedremo quel che succederà, ma intanto, ecco, come al solito il mio avviso è: non appena sentite la notizia dell'attacco con armi chimiche, beh, ecco, dubitate, pensate un po' che vantaggio avrebbe Assad a voler farsi colpire, perché attaccare con armi chimiche quando può usare benissimo altre armi altrettanto distruttive che non provocherebbero l'ira immediata della popolazione occidentale. Questo è quanto. Buona giornata a tutti. Ciao.